Mi scuso per il suono che ovviamente un aereo di linea deve passare proprio ora che stiamo registrando. Sono uscito dalla visione di El Condo al secondo giorno di Pablo Larraín, regista di Spencer, e qua molto atteso. Il film andrà su Netflix, quindi non è introvabile e anche lo potete guardare a casa. La mia è una copertina molto molto provocatoria, lo capisco e difenderò la mia posizione. Per me questo film non è cinema, è tantissime cose. O meglio, estendiamo il concetto di che cos'è cinema per ognuno di noi. Per me il cinema è qualcosa di audiovisivo con tecniche elaborate dove ci sia un messaggio che deve arrivare forte e chiaro attraverso una costruzione di personaggi con una, come dire, analisi che va a gradi. Quindi, un po' come la matematica, 1, 2, 3, 4, 5. Poi al 5 ci puoi arrivare anche in altri modi, che ne so, fai 4, 2, 3, 1, 5, però ci deve essere una progressione. E in questo, e questo è un film, secondo me, che merita di essere definito cinema. Che cos'è cinema per altri? Sicuramente questo è il Conde, che per me non lo è. Scusate il gioco di parole, perché? Di che cosa tratta il Conde? Di Dracula, semplicemente di Dracula, che viene rivisto in chiave politica attraverso simboli piuttosto chiari in realtà, ma è un Dracula che non ha niente di accattivante come personaggio della letteratura, non è neanche accattivante come fantasy, se vogliamo dire, anche se sul finale cercano di renderlo anche action, non vogliamo usare questo termine, cioè Larraín, che è un bravissimo regista perché questo film ha una fotografia mozzafiato, cerca anche di essere accattivante volendo, appoggio lo zaino, volendo con una messa in scena convincente. Ma torniamo alla cosa che stavo dicendo prima. Questo film non è cinema perché sì, ha un lato tecnico cinematografico, ma il contenuto è scollegato dalla messa in scena, ovvero questo è un Dracula che è simbolo di una politica marcia dei vari dittatori della storia e il film usa questo trucchetto di mostrarti i mali del mondo attraverso la figura di Dracula che si reincarna. E il film fa un focus sulla parte finale della vita di Dracula, che noi chiamiamo Dracula, diciamo, insomma, questo vampiro. Questo conte, okay, che è una famiglia allargata e che essenzialmente ha dei nemici, ma questi nemici, mi va pure bene che non è una chiave fantasy, ci mancherebbe, non è Narnia e non è Vampire Diaries, ci mancherebbe, ma la chiave politica è uno smonologo pippone su quello che è la situazione storica del mondo per Larraín. Onestamente, Larraín, te lo dico, non me ne frega un cazzo. Non sono venuto qua per una lezione politica sul tuo pensiero. Vai a fare un saggio all'università. Poi certo, la messa in scena è convincente, ci mancherebbe, anche se questo bianco e nero alla lunga stanca. Alla lunga stanca. E la sceneggiatura si vede che. Ah no, non è una sceneggiatura perché non è un film questo, non è cinema, anzi. Non è una sceneggiatura, è fatta a blocchi dove ci sono delle gag. Dove c'è un po' di introduzione dei vari personaggi, poi lo smonologo di 20 minuti su essenzialmente che cosa è il male del mondo. Mi ha ricordato un po' per certi versi Bardo di Inaritu come intenzione che ci desse. Quindi cosa succede? Che i vari personaggi che si fronteggiano al conte sono delle macchiette, il conte stesso, ci sono delle gag che finiscono nel demenziale, tu non capisci, è un film drammatico, è un film orrorifico, è un film fantasy, è un film impegnato, è un film comico, è un film demenziale, è un film. Che cos'è questo Frankenstein, questo mostro di Frankenstein che è venuto fuori? Per me è una porcata, perché non ha un messaggio chiaro. Cosa ti vuole dire? Che il mondo è governato da persone ricche, avide, che metaforicamente ti succhiano il sangue e anche quando sono morte in realtà si reincarna.
questo male, va bene, ok, ma non c'è bisogno di questo film per farmi scoprire questa banalità da Google, da Google Topic. Non è necessario vedere un film del genere, perché poi sulla parte finale tu pensi c'è uno sviluppo di trama con un personaggio che deve fronteggiare il nostro conte, senza dire troppo, femminile, e non è soddisfacente neanche quello, perché negli ultimi 10-15 minuti compare un personaggio a caso, ve lo giuro, che è messo lì, che sembra un cinepanettone, sembra un inserimento alla cinepanettone, ovvero un personaggio a caso che viene lì per farti la battuta stronza e per, non lo so neanch'io per cosa, che deve far ridere i nari, tu capito, si sente grande intellettuale di sto cazzo, capito? Ultima cosa, sto vampiro non è un vampiro, cioè nel senso, le regole chiare che sappiamo da non so quanti film, libri, 30 anni, 40 anni, quello che è della nostra vita, sui vampiri sono tutte false, cioè se uno ti morde diventi un vampiro, no, non è così, cioè tu devi essere morso e poi morire e risvegliarti, quindi se un vampiro non finisce una sua vittima, quella vittima diventa anche se un vampiro? No. Il volo si impara in 2 minuti? Non credo proprio. Gli altri poteri dei vampiri, l'ipnosi, niente. Poi si dice che la creatura non può mordere chi è il suo padrone. In un caso vale, in un altro no, come vedremo sul finale. Non funziona un cazzo, c'è anche le regole basic. Non funziona un cazzo. Niente. E quindi per me non è cinema. Cioè, lo devo votare e lo metterò nei film, diciamo, dell'anno, candidabili nelle peggiori, ovviamente, categorie dei miei Spike Awards, dei miei Oscar e i miei razzi, ma onestamente faccio fatica a definirlo un film. Voi sicuramente lo apprezzerete su Netflix perché, cose strane, lo sai, piace tanto lo stile cose strane. Ah, guarda, questo non me l'aspettavo. Certo, se io adesso qua mi mettessi in mezzo qua, dove sono, alla piazza, così, a scorreggiare, è strano e tutti, è interessante. Non è proprio così. Non funziona proprio così. Vergognoso.